Senatore Lannutti, si approssima il rinnovo delle nomine per grandi aziende pubbliche. Quanto pesa l'attuale situazione politica su questo rinnovo? Beh, la situazione politica magari non c'è stata forse la crisi di governo, anche perché questo governo doveva farsi la consueta spartizione delle grandi nomine pubbliche, Finmeccanica, Eni, Enel, Poste. E lì insomma, ci sono le solite persone che stanno da 9 anni, tre rinnovi, che tra l'altro sono stati anche lambiti delle inchieste della magistratura e che forse dovrebbero anche essere rinnovati. Io su queste cose ho fatto parecchie interrogazioni parlamentari, un'altra la presento oggi, su queste nomine. Chi ha fatto tutti questi anni, è stato colpito dalle inchieste giudiziarie, forse il governo, se vuole dare un segno di discontinuità, dovrebbe, diciamo, evitare di rinnovare gli stessi e fare una sorta di cimitero degli elefanti, di enti pubblici che sono molto importanti. Mi lasci dire anche un'altra cosa, ci sono anche le banche che incidono sulle nomine della Telecom Italia e hanno fatto una scelta di ridimensionare Bernabé, che pure aveva fatto bene alla Telecom. Noi non siamo amici di Bernabé né di altri, però aveva ridotto il debito, aveva migliorato la qualità del servizio, aveva ripulito i bilanci da quelle fraudolenze che erano state perpetrate in precedenza dalla vecchia amministrazione Tronchetti Provera. Ebbene, se questo ha fatto bene, lo si prende, lo si sposta alla presidenza e al suo posto ci si mettono altri. I consumatori che pagano le bollette esose avrebbero diritto ad esigere amministratori più trasparenti. I piccoli azionisti, che sono considerati parco buoi da questi grandi soci della Telecom, Mediobanca, Generali, Banca Intesa, questo passera che dice che tutto va bene, questo passera, questo vuole rifare la stessa cosa che ha fatto con l'Alitalia, ossia addossare alla collettività generale 3 miliardi di euro. È una vergogna, noi ci opporremo.